Carissimi amici, buonasera ed anche questa sera, al termine di questa giornata, ci incontriamo per il nostro appuntamento serale, che è la rubrica La Buonanotte con la lettura. Questa sera iniziamo un nuovo libro. Questa sera iniziamo un nuovo libro che è di Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti. E il libro è Gioia sia, il segreto per la felicità. Vediamo questa sera quali parole ci vengono offerte al nostro cuore. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Sono bellissime queste parole del salmista e ci rivelano una grande verità di cui troppo spesso non siamo consapevoli. Siamo una meraviglia stupenda. Forse fai difficoltà a credere fino in fondo in questa bellissima rivelazione della parola di Dio. Magari hai messo un grande impegno nel costruirti un bell'io ideale, nel creare ad arte una buona immagine di te, da mostrare a tutti con un certo orgoglio. Ma nonostante questo tuo io ideale riesca a darti talvolta una certa sicurezza, quando ti ritrovi a dover affrontare le tante sfide che la vita ti presenta, tende a riaffiorare quella spiacevole di non potercela fare, di non essere sufficientemente forte, brillante, intelligente, vincente, amabile, degno di stima. Oppure, peggio ancora, quando hai il coraggio di guardare i tanti errori fatti nella tua vita, ti senti una persona fallita, ipocrita, disonesta, debole, incapace, paralizzata da mille timori, dipendente. Non cadere nella trappola, non permettere né a te, né a te stesso, né a nessun altro di incasellarti in qualche giudizio o etichetta che con grande superficialità ti è stata affibbiata. I tuoi errori, le tue decisioni del passato, i giudizi che gli altri continuamente ti hanno appioppato per manipolarti, non possono definire chi tu sei realmente. Tu sei molto di più. Tu sei una meraviglia stupenda. Anche se ti senti schiacciato dalle paure, dai fallimenti, dai tuoi errori, da scelte sbagliate che ti hanno portato a fare della tua vita un disastro, niente potrà contraddire questa verità. Tu sei una meraviglia stupenda. Devi solo prenderne consapevolezza e prendere la decisione di crederci, per iniziare finalmente a essere ciò che sei. Scopri la scintilla divina che è in te e metti tutto il tuo cuore, la tua anima, le tue forze, perché possa risplendere in tutta la sua bellezza. Scopri quel prodigio, quel capolavoro unico che sei. Ecco, innanzitutto vorrei salutare tutti coloro che mi seguono. In questi giorni mi sono arrivati diversi messaggi di ringraziamenti per queste piccole dirette che faccio la sera e vi ringrazio di cuore. E poi, ecco, vorrei salutare in modo particolare chi questa sera mi segue. In modo particolare tutti coloro, ecco qui,
che stanno intervenendo durante questa diretta, ovvero ecco, ringrazio il carissimo Francesco D'Ambrosio che è sempre presente. Un saluto a te da Ricigliano, carissimo. Daniele Civale dalla bellissima costiera amalfitana. Anna Chiara Petrucci da Battipaglia, sempre da Battipaglia il nostro diacono Carmine Martorelli, dalla bellissima terra di Sapri, il carissimo Paolo Gentile, sempre da Battipaglia, però è un quartiere un po' particolare, Belvedere, il carissimo Mirko Nastri. Poi abbiamo, ecco, saluto il carissimo Mimmo Bellantoni che sempre mi segue. Dalla diocesi di Teano Calvi, il carissimo Marco Minato Stolfi. Filomena, Lucio Greggio, un saluto carissimo. Un saluto e un abbraccio forte a Don Bartolomeo De Filippis. Ah, un saluto sempre da Battipaglia, Claudia. Poi, ecco, un saluto a tutto il paese di Caggiano, Antonio Caggiano. E poi, ecco, un saluto a Diana Stanescu. Ecco. Questa sera siete in tanti a seguirmi e vi ringrazio. Beh, che dirvi? Questa sera vi voglio fare un grande annuncio, ovvero voglio dire ad ognuno di voi, voglio dire ad ogni vostro cuore, tu sei una meraviglia stupenda. Non lasciarti abbattere dalle paure, quelle ci sono sempre. Non lasciarti abbattere dalle preoccupazioni, ci sono sempre. Ricordati chi sei. Tu sei una meraviglia stupenda. Scopri il capolavoro che sei. Scopri che il tuo cuore, che la tua vita vale molto di più delle tue paure, delle tue preoccupazioni, dei tuoi problemi. Bene, allora carissimi amici, carissimi capolavori, carissime meraviglie stupende, questa sera vi auguro una buonanotte e scoprite ciò che siete realmente. Ciao, un abbraccio a tutti.